Buonasera, colleghi e colleghe. Oggi, 1 gennaio 2022, entro ancora una volta nelle vostre case per parlarvi, indovinate un po' di cosa, ovviamente di Covid, perché pubblicato con al solito orario imbarazzante, il giorno 30 di dicembre, quindi l'anno scorso, con entrata in vigore ieri 31-12, ma ieri non sono riuscito a prepararlo, scusatemi se non sono tempestivo, è stato pubblicato il decreto legge 229-2021, l'ultimo del 2021 dedicato al Covid, che è entrato in vigore immediatamente, quindi ieri 31-12, anche se alcune disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio di quest'anno. Andiamo un po' a vederle nel dettaglio. Dal 10 di gennaio fino a fine emergenza, che è ipotizzata per ora il 31 di marzo, come sappiamo, servirà il Green Pass rafforzato, o comunque essere minore di 12 anni o appartenere alla categoria anzi degli esenti, sempre con certificazione medica. Okay, quindi queste tre categorie, minore di 12 anni, esenti con certificazione o muniti di Green Pass rafforzato, quindi dose booster, potranno accedere ad alberghi e alle altre strutture ricettive e anche ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi alberghi o delle strutture ricettive, anche se riservate ai clienti alloggiati. Quindi per accedere alle strutture ricettive e ai servizi di ristorazione all'interno servirà il Green Pass rafforzato. Così per partecipare a sagre, fiere, a convegni e congressi, alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, ma anche agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, quindi diciamo gli impianti di risalita, ai servizi di ristorazione all'aperto, quindi al chiuso l'avevamo già scoperto, adesso anche all'aperto, alle piscine, ai centri natatori, per effettuare sport di squadra e di contatto, ai centri benessere per le attività all'aperto, ai centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto. In tutti questi casi, ribadisco, serve il Green Pass rafforzato. Così come, lo ripeto ancora, serve il Green Pass rafforzato o essere minore di 12 anni o esente con certificazione, per accedere ai mezzi di trasporto che ormai dovremmo conoscere, ce lo ripetiamo giusto per tenerlo, rinfrescare la memoria un attimo, gli aeromobili, quindi gli aerei, adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, intercity, intercity notte e alta velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente e i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Lo sapevamo già, conoscevamo già questo elenco, scusate. Adesso sappiamo che dal 10 gennaio per accedere anche a questi mezzi di trasporto serve il Green Pass rafforzato. Dal 31 dicembre invece, quindi da ieri, in zona bianca serviva e attualmente serve il Green Pass rafforzato o al solito essere minore di 12 anni o appartenere alla categoria degli esenti per accedere a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo o in altri locali,
spazi anche all'aperto, ma è stata limitata l'accesso e la capienza, che non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Ricordiamoci sempre comunque che i posti a sedere devono essere preassegnati e deve essere mantenuto il solito distanziamento interpersonale. Quindi a riduzione della capienza sia all'aperto che al chiuso. Veniamo alle sanzioni. L'accesso a, l'ho ripetuto, cerco di mettere delle slide, sono anche abbastanza numerose perché, perdonatemi, sarò noioso, ma ho ripetuto spesso tutte le categorie a cui si applicano eventuali divieti o sanzioni in maniera tale che non dobbiate andare tutte le volte a cercarvele perché magari non ve le ricordate. Quindi troverete delle ripetizioni, ma insomma, mi affido al vostro buon cuore, alla vostra pazienza. Allora, l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati all'interno, cioè quelli che abbiamo appena visto, così come partecipazione, accesso a sagre, fiere, convegni, congressi, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose e accesso ai mezzi di trasporto che vi ho appena elencato, quindi non vi sto a ripetere, punita con la solita sanzione amministrativa che conosciamo. Prevista dal ormai famoso e famigerato articolo 4 del decreto legge 19-2020 convertito nella legge 132-2020. La stessa sanzione a chi non rispetta gli obblighi relativi alla quarantena, della quarantena poi vi dirò in fondo. Identica sanzione viene confermata anche per le violazioni previste dal decreto legge 221-2021. Questa precisazione mi fa temere che in effetti si fossero dimenticati di dire, mettere i fari riferimenti sanzionatori nel decreto 221, ma sorvoliamo. Comunque, identica sanzione viene confermata in quali casi? Per il mancato utilizzo all'aperto anche in zona bianca dei dispositivi di protezione respiratoria, della mascherina, del mancato utilizzo delle mascherine FFP2 o consumo di cibi e bevande al chiuso durante gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali da concerto, eccetera, eccetera, cioè o il mancato utilizzo della mascherina, o il consumo di cibi e bevande in quei locali in cui appunto il consumo di cibi e bevande è vietato, fondamentalmente i locali di trattenimento e spettacolo, giusto per capirci, o in quelli dove si svolgono competizioni sportive. Scusate, io tendo a trascurarli perché sapete che io e lo sport siamo un po' così. Ancora, se la consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione senza essere in possesso del Green Pass rafforzato. Ancora, partecipazione a feste comunque denominate, a eventi a questi assimilati e a concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. L'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice da parte di visitatori che o non hanno fatto la dose booster o non sono in possesso di una certificazione Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente alla certificazione che attesti un esito negativo di test antigenico rapido o molecolare eseguito 48 ore prima dell'accesso. È un po' macchinoso da dire, ma poi al limite ve lo andate a leggere. O ancora l'accesso senza Super Green Pass rafforzato a musei e agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre, alle piscine, ai centri natatori, palestre, sport di squadra. Lo sappiamo già, tutto l'elenco, ai centri termali, spa,
salvo i soliti casi che conosciamo di servizi essenziali, ai centri culturali, sociali, eccetera, anche questi li conosciamo, alle attività di sale gioco, sale scommesse, bingo, sale bingo, casinò e ai corsi di formazione privati se svolti in presenza. Quindi la sanzione è sempre quella. La stessa sanzione è prevista anche per il viaggiatore in ingresso in Italia, presso scali aeroportuali marittimi e terrestri, che sottoposto, perché è possibile sottoporli a campione, a un test antigenico o molecolare e trovato positivo, non rispetti la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni. Quindi io arrivo in uno scalo aeroportuale marittimo o terrestre, vengo sottoposto a un test antigenico, risulto positivo, vengo messo in isolamento fiduciario per 10 giorni, il mancato rispetto di quell'isolamento comporta questa sanzione. Come ovvia conseguenza di quello che ci siamo detti, emerge anche che in capo ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività che abbiamo visto fino ad ora e che magari riassumo brevemente, alberghi, strutture ricettive, sagre, fiere, convegni, congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, spettacoli aperti al pubblico, servizi di ristorazione, musei, altri istituti e luoghi della cultura, le mostre, le piscine, centri natatori, centri termali, culturali, attività, sale gioco e mezzi di trasporto. Ebbene, ai titolari e ai gestori di tutta questa attività o servizi compete, è fatto obbligo di verificare che l'accesso appunto ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste. Okay? Quindi devono verificare il possesso del requisito per accedere oppure il comunque rispetto delle prescrizioni imposte, per esempio non permettere la consumazione. Okay. È stata non introdotta, richiamata una sanzione amministrativa, una sanzione accessoria, scusate, proprio per alcune di queste attività e mi spiego meglio. Qualora vengano commesse più violazioni in giornate diverse da parte delle attività che adesso vi elencherò, dopo la seconda, quindi a partire dalla terza violazione, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. È una norma che avevamo già visto, viene richiamata e applicata. Appunto adesso ad una serie di attività che vi elenco, che poi sono quelle di fatto che abbiamo appena visto, non tutte, ma ovviamente è una sanzione accessoria che viene applicata dalla prefettura, quindi non da noi. Quali sono le attività e i servizi soggetti a questa eventuale sanzione accessoria? Alberghi, strutture ricettive, sagre, fiere, convegni e congressi, le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, gli spettacoli aperti al pubblico che abbiamo visto, i servizi di ristorazione, musei, piscine, centri termali, centri culturali, sale gioco, formazione e corsi di formazione privati se svolti in presenza. Vi ho messo tutto l'elenco nelle slide. Il buon Lorenzo, che ringrazio sempre per la collaborazione, credo che vi farà un link per poter scaricare appunto anche le slide, quindi poi ve le andate a ritrovare lì se volete. Invariato il principio del pagamento scontato del 30% se effettuato entro 5 giorni, quindi i classici 280 euro, insomma, entro 5 giorni, e mantenuto ancora il principio che io brutalmente sintetizzo in chi accerta incassa. Quindi per le violazioni fatte da noi l'importo viene a nostro favore.
L'articolo 2, poi di questo decreto legge va a modificare tutta la disciplina della quarantena che non si applica più in alcuni casi o viene ridotta in altri. Dato che è una cosa abbastanza complessa da spiegare e anche noiosa e non voglio rubarvi troppo tempo, ho messo nelle slide tra l'altro, un po' la definizione di quelli che sono le figure, diciamo, del alto rischio, le figure di quelle che sono il basso rischio, i contatti e le prescrizioni da seguire nel caso di contatto stretto con persone ad alto rischio o a basso rischio. Insomma, se vorrete, ve le andate poi a guardare, ve le andate a guardare con calma. Io smetto adesso di annoiarvi, chiudo ricordandovi soltanto che il 15 di gennaio è stato indetto uno sciopero che ritengo personalmente anche importantissimo. Io lo farò e parteciperò anche alla manifestazione, che nel mio caso è indetta a Piacenza, quindi, cioè, salvo imprevisti dell'ultima ora, io ci sarò. Invito davvero tutti i colleghi a mettersi una mano sul cuore e a ricordare che, beh, questa è un'occasione veramente unica, per ricordare che non siamo una forza di polizia di serie B, ok? Non siamo, direbbero da queste parti, figli della serva, o per dirla con citazione filmica più intellettuale, figli di un dio minore, o poliziotti figli di un dio minore. Chiudo. Buona serata a tutti e beh, a risentirci alla prossima.